Eccolo qua, il primo dei livelli di cui non so veramente niente perché il gioco si è bloccato esattamente qui. La città, capitolo 1. Mamma mia, ecco qualcosa di nuovo finalmente. Che nonostante tutto, se guardi, l'acqua che usciva dalla bocca era piatta al muro, però dava un effetto fighissimo. Era un effetto fighissimo. Poi questa era una di quelle cose che apprezzavi un sacco dei giochi della PS1, comunque giochi basati sui film di quegli anni, perché espandevano più di quanto facesse veramente il film. Tu la città non l'hai mai vista nel film, a parte il pezzettino con Pacia. Finalmente in città. Credevo che non ce l'avremmo mai fatta. E invece? Sì, le guardie di Isma pensano di trovarci insieme. Dividiamoci, non si aspettano un lama solitario. Attenzione, scommetto che Isma ci ha preparato una brutta sorpresa. Sicuramente. Calma, Bifolco, conosco la città come il palmo della mia mano. Va bene tutto, ma qua in questo punto sono veramente molto più amici perché hanno litigato. Cuzco torna indietro al villaggio per chiedere scusa o accettare la sua vita da lama. E qua sono veramente amici. Qua dire Bifolco è veramente fuori luogo. Ma Cusco, tu sei un lama, non hai le mani. Sempre quell'atteggiamento negativo, Pace. Ci vediamo nel palazzo, non perderti. Ah, certo. Non ti preoccupare per me, farò il raffinato, così mi confondo. Raffinato? Tu? Come se fosse facile per te. Esatto. Ciao, Pace. Allora, fammi vedere che cosa abbiamo. Ok, questo lo posso prendere. Però non sono sicuro che mi serva a niente. Vediamo, aspetta. Ci posso salire sopra? Ok, no, non ci posso salire sopra. Va bene, vediamo. Abitante del villaggio, dimmi. Scusa, figliolo, perdona la mia cecità. Sto cercando il mio coniglietto. Puoi aiutarmi? Certo. Non dovresti guardarmi in faccia quando parli con me. Oh, scusa, colpa mia. Ehi, piccola birba. Se mi riporti il mio coniglietto, ti do il mio bellissimo idolo rosso. Grazie, vecchio. Per fortuna ritrovare i coniglietti è la mia specialità. Dove posso trovarne uno in un mese? Il mio coniglietto adora le carote. Come tutti i conigli. Perché mi rivolgi ancora la parola? Vedi che non mi interessi più. va bene. Se dovessi cambiare idea, ti aspetto qui. Grazie. È inutile che trattieni il respiro. Ho impegni molto più interessanti. Vabbè, madonna. Che stronzo. Vabbè che è Cuzco, però a questo punto del gioco e del film dovrebbe essere già una persona un filo più umile. Dico solo quello. Dovrebbe essere molto più umile di così, però vabbè, è un gioco PS1. Si dava il tempo che si dava a quei giochi, o meglio alle storie che ci giravano attorno. C'è qualcosa? Coniglio, ciao! Dai, bel coniglietto. Dai, seguimi. Vieni. Forza, bello. Ah, devo farlo passo per passo, vero? Vabbè, camminiamo lenti. Il coniglio piano piano ci segue. Ma guarda che bello, un lama che sculetta e un coniglio che gli salta dietro. Ecco il tuo stupido L'hai coniglio. Mi sei Fluffy. Invitato, Fluffy. Ecco l'idolo rosso che ti avevo promesso. Grazie, vecchio. Buia! Buia! Tieniti le carote, va? Non ho capito se l'ho bloccato io con il vaso di carote, però. Dove va? Boh, va a andare da qualche parte. Sì, va a schiantarsi contro il muro. Allora, prendiamo il vaso. Buia! Grazie della moneta. Allora, qua sopra che cosa abbiamo? Un po' di monete. Perfetto. Più che altro c'era anche un rialzo dalla parte dove eravamo con Pacia. Però penso che si tornerà indietro. Punto di controllo. Punto di controllo. Vieni qua, guardia. Boom, baby. Boom.
Allora, prendiamoci tutte le monete. Prendiamoci la carica. Ecco fatto. Oh, fermo. Ah, vabbè, era una cura. Sì, è solo una cura e nient'altro. Di là non c'è nulla. Proseguiamo. Ciao di nuovo, scorpione. Grazie. Vediamo. Oh, altre guardie. Ciao. Beccati questo. Altro scorpione? No. Moneta. Ma se cado in acqua mi faccio danno? Ovviamente. Sta arrivando un lama. Beccati questo. Aia. Becca. Stronzo. Allora, andiamoci a prendere quella cura di prima. Andiamola a prendere. Grazie. Proseguiamo e vediamo chi altro c'è. Scorpione? No. Moneta. Grazie. Qua, punto di controllo. Punto di controllo. Qua c'è un'altra cura e credo di aver visto la bambola. Per qualche motivo sto saltando, salto, non è proprio un segreto questo, ma tanto di guadagnato per noi. Grazie, aspetta. Ecco fatto. Ed entriamo qua dentro. Allora, ok, piattaforme che dondolano. Una guardia e un altro idolo rosso. Allora, fammi indovinare. Una porta da un idolo rosso che abbiamo già. Fantastico. Comunque, preso. Allora, qua abbiamo solo delle cure, giusto? Va bene. Allora, vediamo. Ma mi chiedo a questo punto se togliti di mezzo l'idolo rosso che abbiamo preso dal vecchio col coniglio fosse obbligatorio o meno, o fosse opzionale a questo punto. Tipo, se vuoi prenderti la carota, vai, ti hai già subito un idolo rosso che puoi avanzare subito, oppure hai bisogno di due idoli rossi, di cui uno era proprio questo e l'altro era quello del vecchio. Prendi. Vieni qui. Prendi. Ecco fatto. Questa sembra molto la scalinata dove nel film fanno skateboard quando Cuzco è una tartaruga. Tra l'altro, peccato che la tartaruga l'abbiamo usata solo una volta. Ecco, vedi lì c'è un'altra porta con un idolo rosso. Allora, entriamo qua dentro, vediamo che cosa c'è. Che cos'è? Ah, è una statua di Yzma. Bella. Oddio, è orribile. Questo zoom, perché? Questo zoom è stato di cattivo. C'è un idolo d'oro. Da quando ci sono gli idoli d'oro? Wow. Allora, calmi tutti. Immagino che questa zona sia l'ultima da visitare, ovvero ci sono altre due statue in giro. Dobbiamo trovarle, di cui una è in questa porta, l'altra è lì. Poi c'è un idolo rosso, la porta qua sopra, che non so dove ci conduca. Quindi piano piano avanziamo, vediamo dove andiamo. Idolo d'oro, eccolo qua. Oh, siamo già nella zona del palazzo, quindi. Quindi la porta con l'idolo scusatemi, con l'idolo rosso non ci dovrebbe portare avanti, cioè non nella storia, intendo. Fermo. C'è un'altra salita, cioè c'è un'altra uscita da sopra. Come ci arrivo? Come arriviamo là sopra? Allora, di qua è da dove siamo arrivati. Questo vuol dire che se passiamo di qua finiamo. Ah, sopra Pacia, ok. E abbiamo trovato 76 monete su 100, ok. Ce ne mancano solo 24, che spero si trovino. Calmo, la visuale, proprio qua. Grazie. Allora, una moneta, due monete, proseguiamo. Allora, altre scale. La visuale però, gioco. 79. Altra moneta? No. Vediamo di qua. Punto di controllo.
Altra porta con idolo rosso. Quindi di qua. Fermo. Quindi di qua, dicevo, troveremo l'idolo rosso. Segreto? Trova la pentola col denaro prima. Allora. No. Eccola. Grazie. Ok, 95. Vuol dire che stiamo andando bene. Vuol dire che ce ne mancano solo 5 e le troveremo o su una guardia. Sto saltando. Salto. Guarda che o su un muretto con le 5 monete. Forza. C'è una guardia qui? Indovina un po', ho preso un idolo rosso. Ti odio. Lo so che c'eri, altro. Lo so che il bambino era qui. Lo so che c'era. Lo sapevo che c'era la sfida. Non volevo incontrarlo. Tutto qua. Allora, fare la sfida al contrario. Buongiorno, smetterò di prenderti in giro. Che farò per gli idoli rossi? Grazie. Un giorno la finirò di prenderti in giro. Ah, bambino. Bambino. Oggi hai imparato una grande lezione, fidati. Allora, però immagino che le monete che ci mancano non sono qui. Addio alla statua. Le monete che ci mancano penso che siano o lì oppure nella porta con l'idolo rosso che abbiamo appena visto. Allora, qua c'è l'entrata, però aspetta, fammi prendere una carica. Grazie. Si sa mai che ci possa servire. Eccoci qua, andiamo nella porta con l'idolo rosso. Grazie. Questo è il demone da cui Isma mi ha messo in guardia. Preparati a conoscere il tuo destino. La voce l'ho già sentita in molti cartoni e anche in molti film di cartoni, ma non mi ricordo di chi ora. Spero di essere al sicuro su questa torre. Quanto ci fai che gli sputiamo l'uva addosso? Allora. Ah, ma mi lancia i barili. Sei una persona davvero a modo. Allora, con calma. Mi mancano 5 monete e spero che le abbia lui. Oltre ad avere probabilmente un oggetto. Ma dai, che ci servirà. Allora, questo livello è come quello di Super Mario 64, il Bomb Bomb Field, dove devi evitare i massi mentre sali. Aspetta che arrivo, Morto. E ora? Che dobbiamo fare? Devo inseguirlo? Vieni qui! Preso! Mi hai battuto! Almeno non mi ruberai l'idolo rosso, visto che non ce l'ho. Da! Non so perché ti ho assunto. Il demone parla con la voce dell'imperatore. Cinque monete, per favore. Allora, ammetto che non lo sapevo. Cioè, volevo solo colpirlo per... per sfregio io. Non mi aspettavo che le 5 monete ce l'avesse sul suo cadavere. Ottimo segreto comunque. Ed ecco l'ultima statua distrutta. Sta musichetta è bellissima. Andiamoci a prendere l'idolo oro. Eccolo qua. Allora, togliti di mezzo. Calmo. Ecco qua che se salti troppo poi cadi. Boom baby. Idolo d'oro. Che probabilmente nel gioco sarà idolo giallo, ma
visto dove siamo. Deduco che sia... Oh no! Deduco che sia oro. Volevo far vedere la cutscene. Ah! E allora, andiamo avanti. Pam pam. Papara para pam pam. Sei sicuro? Certo.